Enrico Savelli, scultore ed artista pistoiese, è stato incaricato di realizzare un'opera di prossima inaugurazione per l'antica chiesa di San Salvatore al Vescovo a Firenze. Nell'abside c'è un'adorazione dei pastori dove si vede un angelo con l'ala e la mia idea era proprio l'arcangelo Gabriele, l'ala nella stessa posizione dell'abside, che illumina, perché c'è un raggio di luce, illumina il cuore della madre di Gesù e lo incendia. Quindi questa corrispondenza fra un elemento preesistente che io non avevo visto e l'elemento nuovo che portavo mi ha fatto capire che l'arte entra nella vita, vuole entrare nella vita, con un progetto. È come una nevicata. Noi bisogna raccogliere questi fiocchi e in qualche modo trasformarli e restituirli. È vivente. L'arte è stata la protagonista di tutta la sua vita, anche nel periodo da studente di medicina prima e da medico poi, in cui aveva intrapreso un altro percorso professionale. Mentre lavoravo, diciamo, in ospedale, studiavo medicina, facevo contemporaneamente anche l'arte. Quindi, cioè, mi sono ritrovato a scrivere poesie con i suoi guanti in sala operatoria, cioè, oppure a modellare in sala, a disegnare con il violetto di genziana mentre si operava sui telini. Insomma, c'era questa cosa che non potevo abbandonare. E poi mi ha preso in pieno. Mi ha catturato, mi ha detto ora basta, ora sei mio. E quindi mi sono dedicato interamente, ho lasciato tutto, rischiando anche gravi cose perché mi sono abbandonato, mi sono affidato completamente all'arte. Il marmo è una scoperta successiva, dal 95 ho scoperto il marmo e poi nel 2000 ho scoperto la luce. Le opere di Savelli sono in tutta Italia, ma anche all'estero, principalmente in Giappone e negli Stati Uniti. L'arte è viva, è una creatura, una dea che vuole portare il suo messaggio benefico, amoroso nel mondo.